Dagli Uranios, un gruppo locale, alla carriera importante da musicista, ma Leonardo De Amicis, direttore artistico di questa edizione della Perdonanza Celestiniana, parte e torna da un punto, l'Aquila. Qui compie i suoi studi e qui torna per la perdonanza del cambiamento, cambiare ma senza distruggere, che è la cosa più difficile da fare. Ho iniziato per gioco, il nostro tempo libero era suonare. E poi molti di noi sono rimasti, io, la mia passione poi si è tramutata, il mio sogno si è tramutato in realtà, ho cominciato giocando e poi mi sono ritrovato a fare il musicista, eccomi qua, dopo 40 anni faccio ancora le stesse cose. I suoi successi a livello nazionale e internazionale sono noti a tutti, per la perdonanza ha cambiato sì, ma portando grande qualità, grazie alla sua spiccata sensibilità artistica, non spettacoli acquistati a parecchi soldi e calati sulla città, ma spettacoli fatti ad hoc, cuciti all'Aquila, sull'Aquila, grazie ad una rete di contatti e amici che hanno subito accettato di raccontare le emozioni sul palco. Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori a chiudere la perdonanza sono solo alcuni dei nomi che verranno in città e in attesa del programma definitivo della manifestazione che animerà l'agosto aquilano si continua a lavorare dietro le quinte per far sì che la perdonanza di quest'anno aiuti tutti a recuperare quel rapporto con il messaggio vero di Celestino, il perdono. È un impegno che ho preso volentieri dopo tanti anni, ma io credo che l'Aquila non si sia mai dimenticata e non dimentica i suoi musicisti, ce ne sono tanti, dall'Aquila partono ancora molte promesse. La perdonanza è un impegno straordinario, va fatto con coscienza, sì, bisogna rivolgersi alla gente, bisogna riportare i contenuti, c'erano le condizioni quest'anno di farlo e ho accettato. Il programma l'ho presentato, sarà una grande agorà, sarà l'Aquila che i cuori all'unisono, mi fa pensare a questo, la perdonanza è l'Aquila che si riunisce attorno ad un evento, sarà un bel percorso, faticoso però bello.